Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Calmati. Nel video di oggi andiamo ad aprire un calendario che l'anno scorso mi sono lasciata scappare, l'anno prima anche mi sono lasciata scappare. Quest'anno non so per quale miracolo siamo riusciti ad acquistarlo. Sto parlando del calendario, Dio santo, è pesantissimo. Calendario dell'avvento di Call Beauty. Pesante da morire. È veramente, mamma mia, non ce la faccio. È pesantissimo, vi assicuro che è pesantissimo, però voglio farmi un po' di muscoli e mostrarvelo perché veramente ho desiderato questo calendario non so quanto. L'ho pagato una follia perché è folle il prezzo, però all'interno di questo calendario ci sono 1000 euro di prodotti, cioè il valore è di 1000 euro. Allora, questo qui è il calendario. Questo colore arancione, vai, pensa arancione. Si aprono i due sportellini. Ehi, ciao, ci sono anch'io. All'interno è fatto in questa maniera. Oh mio Dio, spero si veda qualcosa. Comunque, il calendario purtroppo è andato sold out dopo un paio d'ore. Neanche. Oh mio Dio, la 25 gigante. Allora, questo è un calendario che io avrei voluto tenere per Natale, ma come al solito Yaya non ce la fa, quindi vuole farci video, poi comunque lo rimetterà tutto a posto, a Natale lo riaprirà perché si dimenticherà cosa c'è dentro. E quindi direi di aprirlo subito. Scusate, qui si vede lo sportello qui. Ehi, ciao. Ma prima di cominciare io vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale se vi fa piacere, attivare la campanellina e seguirvi anche su Instagram. E niente, cominciamo. Allora, vorrei farvi vedere, ecco, forse così qualcuna riesco a mostrarvela. Comunque, mamma mia, pesantissima. Questo qui è il numero 1, qui. E all'interno, vabbè, ci sono questi robini strani. Abbiamo un prodotto pesantissimo ed è un siero. Cominciamo con una grande skincare, Votary, un olio per il viso. È un olio per il viso e non c'è scritto nient'altro. Scadenza di 6 mesi, cavolo, questo qua quando lo apro mi devo dar da fare. Non ho mai sentito questo brand, comunque andrò sul sito a cercare di capirne un po' di più. E direi che sia anche una bella full size perché ci sono 50 ml di prodotto. Va bene, ok. Scatolina numero 2. Questo è un prodotto del Living Proof, è un prodotto per capelli. Ah, è uno shampoo detossinante. Adoro. Ho provato le maschere di Living Proof, ma mai il loro shampoo, quindi molto interessante, molto molto molto. E ti va a detossinarti con me. Va bene. Numero 3. Dai, andiamo veloci perché voglio arrivare al 25, questa casella è gigante. Numero 3. Oh, voilà. Un prodottino di Hourglass. Questa è un blush, lighting blush. La colorazione è Luminous Flush. Mamma mia, questo è un packaging stupendo che tra un po' sarà massacrato dalle meditate. E beh sì, cavolo, questo qui è iconico. Comunque ho sempre visto questo prodotto all'interno delle palette che non ho mai avuto coraggio di acquistare. No vabbè, bellissimo. È super tenue, non è un blush che si, cioè non si vede niente perché è molto molto delicato, ma adoro. Numero 4. Io ogni volta che cerco un numero mi tocco i capelli. Me ne sono accorta editando i video ed è bruttissimo. Questa cosa mi devo lavare sto vizio. Numero 4, eccola qua. Signori. E qui abbiamo un prodotto di Oskia London. È la Liquid Mask. È un micro peeling all'acido lattico. Questo anche l'ho trovato in una box, credo di Look Fantastic, non vorrei dire una cavolata, non l'ho ancora provata, però deve essere molto molto interessante. Credo sia una full size anche lei. Sì, è una full size. Oh, che carino, tutto bianco, minima, adoro. Figo, ti piace. Va utilizzato 2 o 3 volte a settimana. Applicare la maschera e tenerla su 10 minuti, va bene. Poi 5 gigante. Numero 5. No, numero, cioè no, ma dai, perché mi metti la scatola grande e mi metti un prodottino piccolo? Questa è una crema di Verso. È una crema per il contorno occhi, formula nutriente per il contorno occhi, non dice nient'altro. Va bene. Ve la mostro, è lei. Non ho mai assolutamente visto questo brand, mai provato i loro prodotti, però l'occasione giusta è arrivata. Cioè, ma comunque veramente, cioè, mettimi una cosa più piccolino. Vabbè, dai. 6. Ecco, vedete, c'è, cioè, 6. Metti giù le mani. 6, eccola qua.
All'interno della casetta dove sei c'è una boccetta, e questo è un esfoliante Prism. Vediamo un po' cosa dice. Qui ci sono gli ingredienti, comunque sì, è un siero esfoliante. Va bene, dovrebbe rendere la nostra pelle tutta luminosa, tutta wow. Anche lui è un prodottino completamente nuovo per la mia faccina, quindi proviamolo, dai. Che bello questo canale, mi piace. 7. Che brutto che si veda già il prodottino. Cioè, una crema per il corpo alla vitamina B5. Non pronuncio il brand perché potrei offendere qualcuno, quindi ve lo metto qua in bella vista, in primo piano, perché non so pronunciarlo. Però va bene, interessante. Quindi anche body care abbiamo. Casellina numero 8. Ah, questo è un altro prodotto skin care. Oddio, cos'è? Ah, è un prodotto per dormire meglio. Wow, sta di lavanda da morire. Il profumo è quello, è dello spray di This Works, per intenderci. Adesso mi rilasso, mi addormento, ci vediamo domani. Quindi diciamo di Aloxanax e imbottiamoci di questo roll-on su per i gomiti. I gomiti, i polsi. 9. Mamma mia, adoro. Un coso grigio. Questo è un siero notturno della dottoressa Barbara Sturm, che adesso non apro perché sto già usando un siero. Comunque, cos'ha di particolare tu? Acido ialuronico, glicerina, altre cose che non riesco a decifrare perché io purtroppo non me ne intendo di inci. Comunque è un siero da utilizzare durante la notte. 10. Pesa un casino questa. La 10 è molto pesante, molto pesante. Oh, adoro. Abbiamo un doccia schiuma di Molto Brown nella colorazione e alle rose. Questo lo sentiamo. Mamma mia. Oh, cioè non sa di rose però, sa più di una cosa fruttata. Buonissimo. Numero 11. Non lo trovo. No, non c'è. Ah, qua. Stavo per dire, non c'è l'11, invece era in basso, sarà nascosta. Numero 11, c'è una cosina arancione. Questo è un altro siero. Questo però è un siero alla vitamina C, Firm Serum di Alice of Skin. Shakerare bene prima dell'uso. È un siero viso alla vitamina C, che io adoro la vitamina C. Va bene, ok. La numero 12. Cos'è, un profumo? Oh, ma è sporco. Cioè, che schifo. No, vabbè, c'è scritto Kaya. Io potrei togliere la K e fare Yaya. È un olio per il corpo, per tutti i tipi di pelle. Ah, questo qui è in silicone, quindi sì, ci sarà macchiato forse anche con questi bagaglini qua dentro, questi coriandoli, non lo so. Comunque, cioè, bellissimo il packaging però, peccato che questo coso in silicone lo faccia sporcare. Ehi, si vede il mio occhio lì, ehi, ciao. Bello però, molto carino, molto estetico, caruccio. 13. Siamo al giorno 13 e ho trovato un solo prodotto make-up. Numero 13, mamma quanto pesa. Super super pesante, si è rovesciato il telefono. Questa è una crema all'acido ialuronico e probiotici di Algenist. Sì, è una maschera o una crema? No, è una crema equilibrante. Una maschera. Accendiamo? Sì, è una maschera. Oh mamma mia. Comunque, ehi là, questa è una super full size, pesa un casino. Adoro il tappo rosa e qui questo verde Tiffany. No, dice solo di applicarla con un gentile massaggio, ma molto gentile, scusa posso? tenerla in posa dai 3 ai 5 minuti e risciacquare. Applicare 2-3 volte alla settimana. Vabbè, ok. 14. Ecco, vedete, mi parte la mano. Al pronuncio del numero mi parte la mano sul capello. Ma che cavolo. Questo, questo è un, cos'è? È un facial, è un olio per il viso, un altro di Drunk Elephant, ma ha un sacco di sieri. E applicare 2-3 pump sul viso e massaggiare. Va bene, tanti tanti sieri, però dai, questo qui non ho mai avuto occasione di provare nessun prodotto di questo brand, quindi bellino, ci sta. Ok, 15. Perché mi... Ecco. Pesante anche lui, eh.
questo è una crema idratante di Augustinus. Vabbè, insomma, è una crema idratante. Anche questo è un brand che sinceramente non ho mai visto, però mi dà quella sensazione di essere una crema molto, cioè, mi sa di lusso, di ricca sfondata. Ehi, guarda che crema che ho. Numero 16. Qui cosa c'è? Cosa c'è? Una cremina sarà questa? Sì, che caruccia! È una crema soufflé di Glorysipe, è la banana soufflé moisture cream. È una crema idratante, anche questa. Scusate se non apro i prodotti, non vi faccio vedere le consistenze, poi magari faremo dei video dove proverò i prodotti trovati nel calendario dell'avvento e così li aprirò. Comunque è giallina, sì, è proprio una banana. Chissà se è profumo di banana. Le mie domande, capito? 17. Ila! Oh. Adoro! Questo è un prodottino di Wah Skin. È un booster ed è un siero illuminante. Alle rose? Vediamo. Credo assolutamente che questa sia una full size. Ne sono quasi certa. Un booster illuminante alle rose. Illuminiamoci di immenso il 17 di dicembre. Avete visto la mia tattica per richiudere i pacchetti? Oh signore mio. Bene, bene, bene. Numero 18. Il 18 è lunghissimo. E qui cosa c'è? Ci sono una marea di robe qua dentro. Oh, ci sono 1, 2, 3. 3 prodotti? C'è? No. Allora, abbiamo il plumping per le labbra di Too Faced. Questo qui ce l'ho, è fra i peggiori, nel senso, quello che dà più quel senso di pizzica un casino, però dà un bel effetto volumizzante alle labbra. Ecco, ve lo mostro, ma ho aperto l'altro, è nella mini size questo, carinissimo da viaggio, però veramente è fra quelli che pizzica di più, però dai, fa il suo lavoretto, cioè ti gonfia un po' così. Poi c'è questo ombretto di By Terry nella colorazione Bronze Moon numero 4. Il colore è un bellissimo bronzo, molto 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 carino, super morbido, super scorrevole, super elastico, bellissimo. Cioè, io mi stavo quasi spaventando perché non trovavo nessun prodotto make up e in un unico cassetto ne ho trovate 3. È pazzesca questa cosa, adoro. E poi, no, che bello, ho sempre voluto provare questo mascara, ne ho sentito parlare benissimo, è il Super Hero di It Cosmetics e non riesco, ah, ma che bello, no vabbè, là si apre così, lo scovolino sembra molto interessante, però ecco, ve lo mostro qui, così magari può lasciare intendere un po' la cosa, insomma, la forma dello scovolino. No vabbè, la 18 bellissima, la 18 stupenda. Sono felice. Numero 19 di, eccola. E qui c'è un prodotto di Natasha Denona. Ehi là, siamo partiti a busso proprio con i prodotti make up adesso. E questo è Bloom, è un blush che non ho, fra l'altro. Ehi là, ho una brutta sensazione, mi sa che è rotto. Oh mio Dio, ma che nervoso. Sarà rotto perché c'è... Sì, buonasera, vacca, che roba. È tutto zozzo fuori di prodotto. Allora, poi voglio dire una cosa per quanto riguarda Natasha Denona. Adesso... Sì, ciao, è distrutto. Adesso gli do un attimo una pulita qua fuori, altrimenti mi riempio di rosa. Io ho gioito quando ho aperto il calendario di Sephora dove ho trovato il mio illuminante sano. Il karma ha voluto punirmi sul calendario di Cult Beauty. Oddio santo, no vabbè, è disintegrato. Distrutto. Provo a ricompattarlo un attimo, dai. Allora, i prodotti di Natasha Denona si sa quanto siano delicati. Vi dico solo che un giorno stavo registrando un video per Instagram con la Metropolis di Natasha Denona e mentre mostravo comunque alla videocamera la palette in verticale, un ombretto è crollato. Quindi, cara Natasha, io ti amo un casino, però
cerca di renderli un po' più, cioè, sicuri i tuoi prodotti, nel senso, fai in modo che non si stacchino, che veramente, perché non si può, non si può. Cioè, su YouTube, dopo che ho aperto il calendario di Sephora, ho guardato tutti i video delle ragazze che l'hanno aperto, cioè, quasi tutte, ma no, quasi tutte, la maggior parte delle persone lo hanno trovato rotto. E visto che stiamo parlando di Natasha Denona, è una cosa che non si può accettare. Quindi io pretendo che le cose siano ben curate. Cioè, ci sta magari il viaggio, le cose, quello che vuoi. Cos'era? Allora, l'ho un po' ricompattato e mi scoccia perché è anche un colore bellissimo, un blush super bello. Non si può, un calendario così costoso, perché questo è il più costoso in assoluto, non può arrivare a casa con un prodotto rotto. Scriverò assolutamente a Cult Beauty senza fare quante chissà quali polemiche, però voglio far presente questa cosa. Mi sto già perdendo troppo su questo argomento. Comunque ho cercato di ricompattarlo un po' facendo un po' di pressione con le dita e oh, che devo fa? Dai, andiamo avanti. Numero 20. Numero 20. No, un altro siero? Ma che è? Ah, però questo è un signor siero. Questo è un siero del dottor Dennis Gross ed è un siero antistress. Bene, adesso me lo butto addosso così. Questo qui è un brand super super famoso, veramente super chiacchierato da tantissime youtuber americane che seguo e sembra molto 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 interessante. Va bene, adesso con questo prodottino rotto mi è scesa un po' la catena, però dai. 21 dicembre, Desaparecidos, eccolo qua. E qui abbiamo uno spray rilassante di Susan Kaufman, credo. È un pillow spray calmante, un prodottino che va spruzzato sui cuscini. Ah. Non è lavandoso come l'altro, però è uno di quei prodottini che aiutano il sonno, stimolano i bei sogni, non lo so. Comunque fa dormire bene, dovrebbe far dormire meglio, va bene, ok. 22. Questo cos'è? È un... mamma, com'è macchiato? Ah no, è la polvere. Questo è un trattamento a retinolo, cavolo, questo bisogna starci molto attenti quando si utilizza, di Jordan Samuel. È un prodottino viso al retinolo. 23 dicembre. Ed abbiamo... no, vabbè. Abbiamo un prodotto di Charlotte Tilbury. È un rossetto di Charlotte Tilbury nella colorazione Stoned Rose. Adoro follemente. Oh mio Dio, che meraviglia. È un bellissimo nude. Wow, è proprio il colore che piace a me. Adoro. Adoro. Bellissimo. Dai, ci siamo ripresi dopo la delusione. Che meraviglia. Oddio, come sono contenta. 24. Andiamo alla vigilia. Vigilia di Natale. Arriva Babbo Natale. Mamma mia, pesantissimo questo. Super pesante. Cos'è? Un bicchiere. È una candela? Sa di albero di Natale. Il profumo è buonissimo. Ricorda veramente il profumo degli alberi di Natale. Pazzesco. Bene, adesso vi faccio vedere quanto è grande la casella 25. Mi aspetto una roba, cioè, deve essere qualcosa di grande. Cioè, la 25 è tutta questa qua. È abnorme, perché veramente, bene o male, gli altri sono più o meno simili. La 25 è gigante. Adesso io, mamma mia, quanto pesa, mi sto spaccando le mani. La tiro fuori, senza guardare. Faccio vedere prima voi, ok? Che cosa c'è? C'è un fracco di roba qua dentro. No, vabbè. Allora, c'è... oh mio Dio, questa è stupenda. La Topaz di Huda Beauty. Ah, vabbè. Questa è una delle palettine stupende che ho, fra l'altro, molto molto bella, di Huda Beauty. Poi c'è il Lip and Cheek di Milk Makeup, anche questo è un prodottino che ho. È un prodotto che può essere utilizzato come blush oppure per andare a colorare le labbra. L'ho aperto. Nella versione mini carina da Matti.
Poi abbiamo un mega prodotto full size ed è una... No, questa è la maschera notturna di Summer Fridays. L'ho comprata, l'ho adorata, ma questa... Ah no, io ho comprato... Cioè, io ho usato quella nella versione blu. Questa qui è dorata. È una maschera esfoliante. Vabbè, scusatemi, leggo poi con calma le indicazioni, però questa è assolutamente, assolutamente una full size. Pazzesco, adoro! Poi, non è finita qui? Abbiamo questo coso, cos'è? Un sacchettino imbustato. Paciology? Cos'è? Caffeina, tè verde e vitamina D. Ah, è un... tipo un supplemento energetico, chiamiamolo così, che va ovviamente bevuta. Non ho mai visto questi cosini, Paciology, adoro. Poi abbiamo all'interno altri due prodottini. È un lip cheek pencil di Nude Stick. E la... Vediamo se riesco a aprirlo senza spaccarmi le unghie. Il colore è bel. È bel. Bello questo colore, però è lui. Pazzesco! No, vabbè, ma assomiglia al Lip and Cheek di Milk. Bello però, molto carino. E per finire, l'ultimo, c'è qualcos'altro. No, è l'ultimo. Questo è un prodotto per i capelli. Sì, è tipo una crema per lo styling, comunque. Adoro. No, vabbè. Cioè, il 25 di dicembre ti trovi 1, 2, 3, 4, 5, 6 prodotti. Cioè, 6 prodotti il 25, è bellissimo! No, vabbè, stupendo. Stupendo, stupendo, stupendo. A parte il piccolo incidentino col prodotto di Natasha Denona, è veramente un bellissimo calendario. Sono stracontenta di essere riuscita a prenderlo quest'anno. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto un po' compagnia. Io vi mando un bacio iper mega gigante e ci vediamo a prossimo canale.